Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Allora raga, oggi siamo con una nuova puntata di Road City of the Wolves. Allora raga, onde evitare bestemmie come l'altra volta, perché io raga questo episodio l'avevo già registrato, vi dico la verità, l'avevo già registrato, solo che vi dico, io non ho voglia di stare tre quarti d'ora su uno stage, quindi scusatemi ma ho abbassato il livello di difficoltà. Ma qualcuno mi verrà a dire, grazie al cazzo, è facile giocare con un livello di difficoltà più basso. Raga, provateci voi a non sclerare con sto gioco maledetto. Provateci voi a non sclerare con sto gioco maledetto. Che cazzo. E già con Fatal Fury 3 ne ho detto di madonna, non l'ho nemmeno finito. Se vi ricordate. Che io proprio vi dico la verità, che io i due real bout li volevo saltare per andare direttamente a Garou Mark of the Wolves. Li volevo, però ho detto non sarebbe giusto, essendo comunque capitoli canonici, devo farli. Poi, volente o dolente, devo farli. Devo farli. No. Vai e fanculo, iniziamo benissimo. Non posso dire. Muori. Addirittura con un power wave. Ma si vede il culo di Mai. No, non ci credo. Mi sono praticamente ammazzato. Mi sono ammazzato. Non l'ho giocato in versione PlayStation, ma... ce l'ho fatta. Ecco, ora arriva la testa di cazzo. Addirittura perfect.
Fai un level S. Praticamente con Franco Bash, se volete vincere, non dovete lasciargli... Non dovete lasciargli spazio di manovra a lui. Entrambi in acqua, siamo finiti. Però ho vinto lo stesso. Una tripla A. Ui. Ecco, morirò i cazzi. Ma dai! Posso ancora farcela. Preso in counter. Cioè, questo gioco si vede la differenza tra quando prendi in counter e quando prendi e quando lo colpisci normalmente. Vai! Ho vinto! Godo! Ah, oh, comunque la, cioè dire, la meccanica del ring out non picchiature 2D è atipica. Infatti credo che Real Bout Final Fury sia stato l'unico gioco ad averla introdotta. Ce l'abbiamo fatta!
vinto! È caduto prima lui. Che ha fatto? Non si è fregato da solo! Grande! Terzo stage. Devo affrontare me stesso. Da King. Sono fatto il cazzo. Speriamo non sia come su Final Fury 3, che chi si ricorda quello scontro, mamma mia, sa. Si ricorderà tutte le bestemmie che ho detto, mamma mia. Palle. Secondo me sarà uno scontro bello impegnativo. Vai! Siamo al final round. Vedete quanto dice avere la barra da super piena. Dice porca puttana. No! Sì! Mamma mia, se avessi perso avrei bestemmiato, come avrei bestemmiato in turco come minimo. Mamma mia, raga. Grande! Grande! Ho vinto. Godo. Okay.
Yoshimimasho. Jin Chun Chun. Ultra Jin. Praticamente se io colpisco il counter faccio un bordello di danni. Chi ha vinto? Oh, devo avuto un attimo un timore. Perché siamo caduti nello stesso momento, siamo caduti. Andati fuori dal ring nello stesso momento. No! Ok, mo ha vinto lei. Cioè, vittima della mia stessa trappola in un certo senso. Mo ho vinto io. Mo ho vinto io. Dai. Lumeri, Luigi Yamazaki e Billy Kay, mamma mia. Quel bello Lumeri addirittura l'hanno inserita anche in quel gran polpettone fanmade chiamato Beats of Rage. Vabbè, ma i giochi della categoria open board sono tanti, sono. Ah. Calma. Bella stronza lei. Ah, ha vinto lei, peccato! No. Con i personaggi grossi. No! Bastardo! No, ma ripeto ragazzi, vedete la differenza fra quando una mossa entra in counter e quando entra normale? Quando entra in counter, raga, fa un male della Madonna. Ti sei bruciato. Yeah!
Vinto? Dovrei aver vinto. Sì. A me mi sta salvando tantissimo il fatto che io sto facendo il ring out. Ok, ora che ho raggiunto le 99, le 99 credo. Mi ha preso proprio in counter. E anche Billy è andato. Siamo allo scontro finale, mi sa. Col tema del Giza, col tema della Ward Estate. Tema che chi ha giocato a Tekken 7 lo conosce molto bene. No, bastardo. Dammi un refugen. Vai! Dimmi che è finita. Dimmi che è finita. Sì. È finita, raga. È finita. Conosco questo finale. Mamma mia, raga. Abbiamo finito Real Bout Fatal Fury, il primo. Adesso mi mancano Real Bout Fatal Fury 2 e poi l'ultimo capitolo della serie, Garou Mark of the Wolves. Lascio perdere gli spin-off. Ho deciso di lasciar perdere gli spin-off, raga, perché alla fine gli spin-off, cioè, non ne vale la pena farli. Quindi mi concentro solo sui capitoli della serie principale. Abbiamo finito, raga, uno dei versi di King of Fighters più infami, uno dei King of Fighters, dei Fatal Fury più infami sulla faccia della terra. Mamma mia, raga. Non sto scherzando, è veramente infame questo gioco.
Quindi ragazzi, se questo episodio vi è piaciuto, se questo video vi fosse piaciuto, vi ricordo di lasciarmi un like e un commento, vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ricordo di commentare, di condividere, e noi ci rivediamo al prossimo gameplay.